Ciao a tutti, oggi ragazzi parliamo sempre dell'argomento infinito delle voci. Veramente non si finisce mai di parlare e di imparare sull'argomento voce, veramente infinito. Oggi più che altro, dato che me lo chiedete sempre in tanti, volevo darvi qualche consiglio su come comprimere le voci. Tanti mi chiedete che avete difficoltà appunto nella compressione delle voci, in special modo si ha difficoltà dopo la compressione delle voci ad avere comunque una voce intellegibile e solida. Allora, è importantissimo, come è scontato che sia, che comunque nella compressione delle voci è veramente determinante l'attacco e il rilascio, in particolar modo l'attacco, ovvero poi attenzione, dipende sempre da cosa ci troviamo davanti, ragazzi, perché poi quello che vi sto per dire non è una regola aurea standard, diciamo è più o meno una linea guida, perché poi dopo vi faccio un paio di esempi dove attenzione, questa linea guida potrebbe anche, come dire, non funzionare. Se io mi trovo davanti a una voce ben registrata, che non ha degli eccessi in alto e in basso, solitamente è buona norma comunque partire con un attacco lento, in modo da non andare ad ammazzare tutti i transienti delle consonanti. Sentite tutta questa... cioè... Su Improve Your Mix, il 24 aprile, Mixing Web Masterclass. Tutto sul mix della sezione strumentale. In questa masterclass Salvatore Addeo vi mostrerà le sue tecniche per mixare al meglio tutto ciò che riguarda la parte strumentale di un brano musicale. Si andranno a trattare argomenti come equalizzazione, compressione, panning nell'immagine stereo ed effetti come riverberi, delay ed effetti di modulazione. Ti trasmetteremo sia l'audio che il video in alta qualità e potrai interagire direttamente con Salvatore per toglierti tutti i tuoi dubbi. Ti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e un mese di abbonamento gratuito a Improves Club, con la possibilità di guardare limitatamente la replica della masterclass. Prenotati ora su www.improveyourmix.com. I transienti della voce sono molto importanti perché poi ci permettono di avere l'intellegibilità e anche l'effetto, tra virgolette, come dire, di voce in faccia. Se voi, a meno che non è voluto, andate a settare la voce con degli attacchi velocissimi, ovviamente questi transienti li abbatterete e di conseguenza la voce andrà un po' più indietro e sarà meno intellegibile. Quindi prima di tutto settare l'attacco della voce, ok, in modo che l'intellegibilità della voce non venga intaccata. In secondo luogo poi il rilascio. Solitamente io, dipende un po' da cosa mi trovo, se ad esempio mi trovo delle voci dove c'è tanta stanza, tendo a mettere un rilascio abbastanza lungo in modo da andare a succhiare un po' e ad ammazzare un po' la stanza. Se invece la voce è ben registrata e non ci sono rientri particolari della stanza, un rilascio medio lungo. Poi gain di compressione dipende poi da quello che voglio ottenere, cioè dai 5 in su. Stessa cosa, ragazzi, ad esempio potrebbe non funzionare se invece ci troviamo davanti a una voce dove magari i transienti sono troppo pronunciati, oppure diciamo la zona medio alta è troppo pronunciata. Quindi in questo caso l'approccio di un attacco medio lento potrebbe essere deleterio. In questo caso magari avere un attacco un po' più veloce potrebbe andare a riequilibrare un po' la situazione, perché appunto ci troviamo magari davanti a una voce che ha degli eccessi non di transiente ma di quella zona del transiente, quindi la parte medio alta. Quindi in questo caso un attacco un po' più veloce potrebbe aiutare. Vedete che bisogna sempre tutto contestualizzarlo ed è importante, come sempre vi dico, attuare la tecnica giusta per il problema che vi trovate ad affrontare. Quindi io vi do appunto dei pezzettini della mia esperienza, poi dopo dovete essere voi a capire quando è il momento giusto di usarli o meno. Non è che dovete oggi, non so, avete sentito questa tecnica e dopo su qualsiasi cosa vi trovate davanti provatela, però se non funziona siate anche pronti a metterla da parte. Vi ringrazio ragazzi, sperando di esservi stato utile, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.